Altra video rubrica che sono contento di far partire riguarda esclusivamente il mondo dei tarocchi. È una video rubrica un po' particolare e forse anche scomoda, perché come dico sempre, affrontare un argomento sfuggevole come i tarocchi all'interno della comunità virtuale è scomodissimo, perché tutte le persone, anche chi ha iniziato a studiare questo strumento l'altro ieri, si sentirà in diritto di dire la sua. Ora, dov'è la fregatura? Che a mio avviso, nonostante sono ad oggi 10 anni di lavoro, di laboratori, di studio matto e disperato dei tarocchi, anche oggi io ascolto tutti. Quando addirittura do dei corsi, faccio tesoro di molte delle intuizioni che chi è venuto a studiare i tarocchi riesce ad avere. Tuttavia, questa non per elogiarmi, ma capirete bene che è una dote rara, soprattutto all'interno del mondo virtuale, della comunità internet, dove si preferisce di gran lunga parlare, cioè far vedere che uno sa, con l'arroganza, con la superficialità. Allora, molto spesso le persone si ritraggono, cioè le persone che tra virgolette ne sanno di più si ritraggono, le persone più intelligenti, diciamo così. Ma ho notato anche questa tendenza che nel silenzio che si viene a creare dell'intelligenza, proprio perché sono le persone che si ritraggono, proliferano gli imbecilli. Allora io che cosa voglio fare adesso? Aprire comunque questa rubrica sui tarocchi, ma strutturarla in modo particolare. Ovvero, in ogni video darò una considerazione, un ragionamento sul mondo tarologico o sul suo magistero e non vado a fissare un concetto vero e proprio. Cioè, cerchiamo di dare più che altro degli stimoli, tutti insieme, che possono essere utili sia a chi conosce già i tarocchi, in modo che la persona intelligente è sempre in grado di mettere in discussione il suo sapere. Attenzione a chi crede di sapere, perché è proprio quello che non sa niente. E dare delle considerazioni sui tarocchi è utile anche a chi sta imparando adesso, così che può implementare o vedere se quella considerazione è in linea con i suoi principi. Partiamo subito con una carta che è importante, dato la sua spiegazione. Ogni volta che si affronta questa carta tutti dicono non è la morte ma è il cambiamento. Ovviamente sto parlando dell'arcano 13, chiamato innominato, poi c'è chi è un po' più di coccio che lo chiama morte, anche se è sbagliato chiamarlo morte, proprio perché non riporta l'etichetta nominale. Tuttavia, ho detto anche in altri post sulla pagina Facebook del TDM che è importantissimo il concetto di morte, dato che a livello simbolico non è sbagliato riportarlo. Innanzitutto per la falce che lo scheletro ha in mano. La falce che lo scheletro ha in mano è conosciuta come falce fienaia, che è questa falce lunga che si distingue dalla falce messoria, che invece è quella piccoletta, chiamata anche falcetto. La falce fienaia, che è la falce che ha in mano lo scheletro dell'arcano 13, a livello simbolico è la falce che ha in mano la morte, proprio la morte, in quanto passa sopra tutti senza alcun tipo di distinzione. La falce messoria invece è una falce punitiva, che è quella usata descritta nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Quindi a livello simbolico il fatto che lo scheletro abbia in mano questa falce ce lo fa rapportare a un concetto di morte. Anche a livello di storia, cioè prendiamo i tarocchi come fossero una storia, ovviamente nella loro progressione numerica. L'arcano prima del 13 è ovviamente il 12, conosciuto come l'appeso. Come non vedere nell'appeso una persona all'interno di una bara, di una tomba? Il concetto di morte, arcano 13, arcano 14, gli angeli. Ovviamente dopo la morte c'è l'incontro, in diverse culture come la cristiana cattolica, con il mondo degli angeli. Quindi anche a livello puramente schematico sembra proprio che il concetto di morte stia bene, benissimo. In ultima analisi, lo scheletro vero e proprio, così appunto con la falce, nonostante potrebbe non essere stato concepito ad indicare la morte, è innegabile che nei secoli è andato a prendersi e a affibbiarsi proprio questa dicitura, quindi noi non possiamo andare contro una tradizione lunga a morire, cioè per quanto vogliamo essere rivoluzionari con la tarologia, con lo studio della tarologia, è impossibile
andare a cozzare, è anche stupido andare a cozzare contro quella che è la tradizione di pensiero, proprio perché il tarocco è nato all'interno di questa tradizione di pensiero, quindi non è una dinamica escludibile. Allora io credo che in base anche a queste sfaccettature, il concetto di morte non deve essere sottovalutato quando esce quella carta. È importante capire che all'interno di questi video, quindi andremo, all'interno dei video di questa rubrica tarocchi, andremo a dare delle idee così fugaci, che possono essere delle illuminazioni per qualcuno, delle *****e per qualcun altro, però è proprio questo il segreto all'interno dell'ambito tarologico, la condivisione. E la condivisione fa tanto, fa tutto. Quindi prendete da questa video rubrica ciò che è utile per voi, ciò che non è utile per voi, semplicemente lasciatelo andare. Yeah.